Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, siamo in compagnia della nostra amica Vilma. Un saluto a tutti. Bene, quest'oggi insieme a Vilma realizzeremo la ricetta della famosa sfingia di San Giuseppe. Andiamo con gli ingredienti. In pasto occorrono farina, uova, strutto, mezzo litro di acqua, un po' di buccia di limone e un pizzico di sale. Per la farcia ci vuole la ricotta, lo zucchero, gocce di cioccolato, zucchero a velo e frutta candita. Iniziamo col preparare la farcia. Si prende mezzo chilo di ricotta, un 200 di zucchero, poi è a piacere chi lo vuole più dolce o meno dolce, si amalgama con lo sbattitore, con le fruste della panna. Piano piano aggiungiamo le goccine di cioccolato. Adesso la mettiamo a riposare in frigo. Adesso passiamo alla preparazione per l'impasto. Mezzo litro di acqua, 110 di strutto, e un pizzico di sale. Quando vuole si toglie dal fuoco e si versa la farina e si mescola. Va a assorbire. Poi si mette di nuovo sul fuoco e si continua a girare fino a che non si stacca dalla pentola. Si lascia raffreddare e poi si incorporano le uova, uno alla volta. Grattugiamo la buccia di un limone. Adesso una alla volta incorporiamo le uova. Adesso procediamo con la frittura. Perché le stai battendo, Vilma? Così si rompono e si aprono e esce fuori l'impasto che è crudo, così si cuoce, se no rimangono fuori cotte e all'interno crude. Questi sono i piccoli segreti del mestiere. Sono i segreti. Il segreto è batti, batti, batti. Adesso si passa alla guarnizione. Prende la ricotta. Si guarnisce con la ciliegia, con la scorza di arancia e con granella di pistacchio. Ognuno la può guarnire a piacere. Delle goccine di cioccolato e spolverare con lo zucchero a velo. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, questo è il risultato. Spero che il precedente sia stato chiaro, nonostante qualche incidente di percorso siamo riusciti nell'intento.
auguriamo buon onomastico a tutti i Giuseppe e buona festa del papà.